Radio Night TV. Radio Night, la radio ufficiale della Cereale Calcio. Di calcio, buon pomeriggio dal Tupparello di Acireale, da Francesco Costanzo, Acireale Marsala, decima giornata del campionato di Serie D Girone I. L'Acireale, per svoltare la squadra di Carlo Breve che viene da tre sconfitte consecutive, cerca punti per risalire la china. Di contro il Marsala di mister Vincenzo Giannusa, che invece vuole uscire con un risultato positivo e proseguire il suo buon andamento in campionato. Marsala in campo con Giappone, Benivegna, Galfano, Secum, Fragapane, Corsino, Ballistrieri, Tripoli, Prezzabile, Lonigro e Giardina. Allenatore Vincenzo Giannusa. Acireale in campo con Biondi, Iannò, Talotta, Aprile, Gambuzza, Chiocchia, Savanarola, Russo, Manfellotti, Manfre Cataldi e Leotta. Allenatore Carlo Breve, dirigerà l'incontro il signor Bordin di Bassano del Grappa. Riprende il gioco con le mani il Marsala, che si fa vedere sulla parte sinistra del terreno di gioco. Il traversone, attenzione al centro, Biondi fa sua la sfera e controlla il pallone. Il Cireale in possesso della sfera con Chioga, che serve per Manfre sul settore destro, il traversone, Manfre lo tira di testa, miracolo di Giappone che si oppone. La prima vera palla gol della partita ce l'ha avuta la Cireale con l'incornata di Sasà Manfellotti. Ha risposto Giappone respingendo la conclusione a botta sicura del calciatore campano. E il Marsala in possesso della sfera con Alessio Nigro, la possibilità per Ballistrieri, finisce a terra, si continua a giocare, occhio ancora al Marsala, si rialza Ballistrieri, palla dentro, occhio, pallone buono ancora per Ballistrieri, salva tutto in calcio d'angolo Raffaele Gambuzza, occasione per il Marsala. Calcio d'angolo di Manfre, pallone nel colpo di testa, la girata di Peppe Russo con la sfera di poco fuori dallo specchio della porta. Il Marsala che gioca palla con Secum, che apre sul settore di sinistra per Tripoli. Davanti a sé c'è Marco Iannò, serie di finte ancora Tripoli, cerca lo spazio per mandare la conclusione a giro, la palla fuori. Rimessa con le mani per la Cireale, se ne sta per occupare Talotta. Ancora Marsala che recupera la sfera, vediamo questo passaggio filtrante in profondità con Secum da dentro per Ballistrieri, attenzione centro aria, Tripoli protesta, reo di essere stato toccato, strattonato. Ancora palla a centrocampo recuperata dal Marsala con Ballistrieri, Candiano, quindi la possibilità ancora per la squadra lilibetana di affondare in avanti. Occhio a questa apertura, quindi la possibilità ancora dei giocatori ospiti con questo buono spunto da parte di Giannusa, il tiro però sbilenco al lato. Ci ha provato il Marsala con Giannuso, ma la mira è risultato imprecisa. Ancora Marsala in possesso della sfera con il servizio sul versante di sinistra per Giannusa, che cerca questa combinazione con il tiro dalla distanza e la rete. Il gol del Marsala che sblocca la contesa con Prezzabile, che riesce a bucare la rete avversaria. Acireale sotto di un gol al 32esimo della ripresa. Acireale 0, Marsala 1, gol di Prezzabile che supera Biondi dal limite e fa scatenare la gioia dei propri compagni. Calcio di punizione per l'Acireale, battuto, la palla al centro, attenzione, esce, blocca Giappone, fa suo il pallone.
calcio di punizione per la Cireale sul pallone Madoni, la battuta, attenzione, pallone in aria, se ne dibatte, ribatti, poi riesce a liberare il Marsala, a rilanciare la sfera, ancora Cireale che cerca con le residue forze per ribaltare il risultato, quantomeno giungere a pareggio, ma occhio alla ripartenza dei lilibetani con questo pallone, occhio, attenzione, palo esterno per la formazione di Giannusa che va vicino addirittura al raddoppio. La battuta di Savanarola all'indietro, ancora il lancio in profondità, la sponda cercata di Manfrellotti, pallone che attenzione in aria, la possibilità per Campanaro, palo, ma poi c'è la bandierina dell'assistente a fermare anche Bellomonte che aveva messo dentro il pallone. E arriva così il triplice fischio finale, Acireale che perde ancora davanti al pubblico amico del Marsala a fare festa sotto la porzione di tifosi che sono presenti al Tupparello. La Cireale lascia il terreno di gioco a testa bassa tra i fischi del Tupparello, che naturalmente non ha digerito questa quarta sconfitta consecutiva per la compagine di Carlo Breve. Quarta sconfitta consecutiva, purtroppo numeri impietosi per la Cireale. È evidente che anche oggi la squadra ha fatto male. E sia l'allenatore sia la squadra adesso dovranno renderci conto e dovranno spiegarci in modo esaustivo quello che sta succedendo. Per quanto mi riguarda, domenica c'è l'ultimo appello, dopodiché prenderemo provvedimenti anche importanti nei confronti di tutti. Quindi parole abbastanza pesanti, forse anche per via dell'atteggiamento della squadra, anche della formazione messa in campo da Breve. Dico, non vorrei entrare. Io non entro nel merito delle scelte, non entro io, guardo la prestazione, guardo tutto a 360 gradi. Ribadisco, per quanto mi riguarda, sono delusissimo. E appunto, sia l'allenatore sia i giocatori ora dovranno darci spiegazioni. E come si esce da questa situazione? L'ho appena spiegato, diciamo, vero? Non si esce da queste situazioni, si esce giocando bene a calcio, stando concentrati, tirando fuori gli attributi, perché questa squadra fino a un certo punto del cammino fin qui fatto ha dimostrato di averli, ultimamente li ha persi. Dovremo valutare quali sono i motivi che hanno portato a questo tipo di involuzione nelle ultime partite e prenderemo provvedimenti di qui a pochissimo. Per la prima volta anche il tifo caldo ha fischiato la squadra all'uscita. Hanno perfettamente ragione, oggi sono stati a dir poco deludenti da tutti i punti di vista. Allora, siamo mister Carlo Breve, dobbiamo commentare a me questa sconfitta interna, l'ennesima per la Cireale. Cosa succede a questa squadra? Succede che oggi è stata sicuramente la prestazione meno brillante che abbiamo fatto nelle prime 10 partite. La partita era sicuramente una partita da 0-0. E noi abbiamo avuto una palla gol il primo tempo con Manfrellotti e loro nell'unico tiro in porta ci hanno puniti oltre misura, la partita finiva in parità, non ci sarebbe stato nulla da recriminare. Però per la prima volta il Tupparello ha fischiato la squadra ed è giusto, e ci dobbiamo prendere i fischi e dobbiamo abbassare la testa e lavorare ancora di più. Parole pesanti poco fa del responsabile dell'area tecnica Pasquale Leonardo. Carlo Breve si sente in discussione dopo quattro sconfitte consecutive, è chiaro il gioco del calcio che a pagare potrebbe essere l'allenatore, ma in questo momento si sente l'allenatore è sempre in discussione anche quando vince, quindi io sono stato abituato a essere in discussione da primo in classifica, quindi non è assolutamente questo un problema. Come si esce da questa situazione? Lavorando e stando uniti. Nei momenti difficili bisogna stare uniti. Un mese fa eravamo tutti fenomeni, adesso siamo tutti dei brocchi, però è giusto così, è giusto prendere i fischi e le parole dei tifosi che sono delusi, ma noi dobbiamo pensare a reagire bene. E la squadra ha a disposizione 4 giorni, forse la migliore cosa, subito in campo domenica per dare la risposta anche ai tifosi. Con Logri non sarà ancora un impegno facile, un'altra squadra che matricola terribile di questo campionato, però bisogna fare qualcosa per muovere questa classifica. Partite facili non ce ne sono, il campionato di Serie D è un campionato terribile, difficile, credo che siamo in linea con la classifica, con i programmi della società e quindi è il momento più brutto della stagione e ci dobbiamo rialzare. Vedendo la partita rifarebbe gli accorgimenti che dicevo prima della partita che ha adottato quest'oggi con qualche innesto di un calciatore che non giocava?
Chiocchi ha fatto un'ottima partita, un'ottima prestazione. Non abbiamo perso la partita per Vincenzo. Vincenzo ha fatto un'ottima partita. Ci mancherebbe sulle scelte iniziali, ecco. Più di Vincenzo, Madonia è uscito fuori perché non era al top della condizione, aveva preso una botta domenica. Se Madonia sta bene, gioca sempre Madonia, e quindi ho dovuto lasciarlo fuori per metterlo dentro l'ultima mezz'ora per darci qualcosa in più. Sicuramente, e questa non è una scusante, ma il campo lo penalizza un giocatore come Madonia, non si può stoppare una palla, e quindi è chiaro che fa fatica, un giocatore del suo talento fa fatica a esprimere il suo talento. Domenica arriva il Loghi, dicevamo prima, un avversario ostico, però bisogna invertire la rotta, normalmente in questi giorni che mancano al match dovrà anche giocare con la mente dei calciatori, ecco, oltre che dal punto di vista, diciamo, tecnico-tattico. Sì, sicuramente dobbiamo recuperare le energie mentali, stare tutti vicini e pensare già da stasera a riorganizzarci e cercare di fare una partita diversa contro il Locri. Allora, mister Vincenzo Giannusa, non era facile, vittoria nella parte finale del match, ce l'avete fatta a vincere qui al Tupparello? No, non è stata assolutamente facile, è stata una partita difficile, anche perché sia noi che loro avevamo fatto una partita 3 giorni fa in un campo pesante, quindi venire qui e rischiare pochissimo, a parte mi pare un'occasione di testa e poi qualche palla inattiva, poi per il resto non abbiamo, secondo me, sofferto. Concedere così poco e essere presenti nel campo in una partita del genere, secondo me, è stato un grande test di maturità. Indubbiamente questo è stato l'aspetto forse migliore, saputo pungere quando c'era bisogno di attaccare, appunto la Cereale forse ha visto un po' in difficoltà e quindi Marsala ha visto la possibilità di vincere questa partita e il guizzo risolutivo è stato disprezzabile. Ma io credo che le difficoltà alla Cereale oggi le abbiamo create noi, non credo che loro siano stati in difficoltà, credo che noi abbiamo fatto una buona prestazione, i ragazzi si sono impegnati tantissimo, hanno dato dal primo all'ultimo, da quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli che sono subentrati, tutti hanno fatto il loro compito e questo sia nella partita precedente che in questa partita è stata l'arma in più che ci ha permesso di arrivare alla vittoria. Non credo che siano demeriti della Cereale, credo che noi oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concesso poco, abbiamo sfruttato le occasioni, all'ultimo potevamo, anche se la partita ormai era un'altra, potevamo fare anche il raddoppio, credo che abbiamo fatto una buona partita. E dopo le dimissioni di Chianetta, diciamo, ha preso il suo posto, che figura è in questo momento la sua, diciamo, di passaggio o la possibilità di rimanere alla guida? Credo che non sia una domanda da fare a me, c'è una società a cui potete fare queste domande e loro possono rispondere. Io sono in questo momento alla guida della squadra fino a quando loro me lo concederanno. Nel momento in cui mi diranno di continuare, io continuerò. Se mi diranno di mettermi, tornare a fare quello che facevo, tornerò a fare quello che facevo. In questo momento la società non ha ufficializzato ancora nulla. Fino a quando non lo farà, io sarò il responsabile di questa squadra. Adesso il Marsala ha fatto un bel balzo anche in classifica, questo denota, diciamo, che il lavoro sia precedente di Chianetta che il suo da qualche settimana si vede. Sì, abbiamo dato continuità alla cosa importante. Noi avevamo vinto una partita in casa, c'era già capitato di vincere in casa, però poi stentare fuori casa. Oggi per noi era importantissimo fare risultato. Fare sicuramente una grandissima prestazione, abbiamo abbinato entrambe le cose perché secondo me abbiamo fatto una buona prestazione e il risultato secondo me è conseguenziale a quello. Radio Night TV,